Ratzinger, Bergoglio e la tecnocrazia transumana. Amici di Come Don Chisciotte, ben ritrovati con il Tecno Ribelle, puntata numero 40, terza stagione, la prima del 2023. Proclamato il decesso del primo, che tra Ratzinger e Bergoglio sia esistita più di una differenza, è noto. Ai più sfugge però come principalmente transumano e tecnocratico sia il distinguo tra i due. Se infatti nel 2005 Joseph Ratzinger ai cardinali del Consiglio per la pastorale sulla salute ripeteva: occorre infatti guardarsi dai rischi di una scienza e di una tecnologia che si pretendono completamente autonome nei confronti delle norme morali iscritte nella natura dell'essere umano, succede che dal 2015, come sottolinea l'Osservatore Romano nel commento alla neofrancescana Lettera Apostolica d'Enciclica Laudato Si', Jorge Mario Bergoglio propone una ecologia integrale nel cui orizzonte l'umano viene investito dal compito di cura complessiva del creato, concetto di ecologia integrale pilotata dall'uomo che porta dritto ad uno stravolgimento epocale di stampo neopositivista nell'asserito collegamento tra la Bibbia e l'intelligenza artificiale e persino alla ricerca di un ipotizzato nesso tra fede e tecnologia. Come spiegare, altrimenti in rapida sequenza, questi incontrovertibili fatti incasellati dal monarca più potente al mondo, dello Stato più piccolo al mondo? 2016, Mark Zuckerberg, quello che spinge per l'umanità liquida come avatar rinchiusa nel metaverso, viene ricevuto da Bergoglio. Nel 2018, la beneficenza di Jeff Bezos di Amazon, quello che investe 3 miliardi di dollari in una startup transumanista sulle biotecnologie per finire l'uomo immortale, dona 15 milioni di dollari a tre associazioni cattoliche. Nel 2019 il Vaticano promuove una conferenza su etica e robotica, siglato l'anno dopo con IBM e Microsoft la carta etica sull'intelligenza artificiale, mentre Bergoglio definisce un dono di Dio la tecnologia che popola la galassia digitale. Nel 2020 il Vaticano entra nel Consiglio per il capitalismo inclusivo, in cui figurano anche Fondazione Rockefeller, il banchiere David fondò il Club Bilderberg e l'ereditaria bancaria Lynn Forrester de Rothschild. Sempre nell'annus horribilis dell'emergenza Covid-19 e delle chiese cattoliche sigillate a Pasqua, per la prima volta in assoluto un papa interviene a Davos nel Forum Economico Mondiale, per fortuna, commenta Famiglia Cristiana, inviando un messaggio direttamente a Klaus Schwab, il guru del transumanesimo e della quarta rivoluzione industriale nella fusione del fisico col biologico e il digitale, cioè il cyborg, che le vostre deliberazioni, dice Francesco, portino ad una crescita in solidarietà, specialmente con i più bisognosi, che sperimentano ingiustizia sociale ed economica e la cui esistenza è addirittura minacciata. Nel 2021 nasce in Vaticano la fondazione Ren Ayasans, cioè dall'inglese Rinascimento, dove AI sta per intelligenza artificiale, e presso l'antichissimo Collegio Teutonico in Vaticano si tiene l'incontro Il codice per il metaverso, programmare il futuro per sempre. Relatori, gli autori del libro Il codice transumano. Infine, nell'anno appena concluso, nel 2022, finisce da Bergoglio pure il magnate di Neuralink e Starlink, quel Elon Musk del microchip installato nel cervello umano. Serve altro? Alla fine, da queste macchine arriverà un nuovo tipo di essere umano? Benvenuto, nessun problema, entusiasta del possibile cambio della specie e della reincarnazione in avatar, afferma il Dalai Lama.
il monaco buddista in esilio e guida spirituale dei tibetani che, a differenza dell'ospitalità di Ratzinger, non è mai stato ricevuto da Bergoglio, che quindi, diversamente dal pontefice tedesco, l'argentino punti all'esclusività assoluta della mistica universale del tecno-uomo, misteri della fede. Per approfondimenti e maggiori dettagli vi rimando a Stop 5G, Salute Ambiente, Geopolitica, Privacy, Transumanesimo, Controllo Sociale, Libro Inchiesta sui Lati Oscuri del Futuro Digitale, Terra Nuova Edizioni, oppure sul sito di aggiornamento naturale www.asisana.com. Appuntamento alla prossima puntata del Tecno Ribelle e un caro saluto a tutti da Maurizio Martucci.